Buongiorno a tutti, oggi siamo tornati in live dopo la pausa di ieri, Whitelist Impero, come sempre facciamo qualche live, qualche Whitelist insieme. Davide, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Tutto bene? Bene, bene. Vediamo un po' un attimo che ci sta. Così. Ok, facciamo che whitelist, vediamo un po' cosa fare. Vediamo qua qualcuno. Ciao Rossine, Rossin Seba, ciao. Buongiorno, tutto bene? Va bene, ok, iniziamo. Iniziamo pure. Bene, bene, bene. Allora, andiamo qua, parliamo un attimo. Oh, ok, ci spostiamo, ragazzi. Vediamo un po'. C'è Thomas Shelby, che non ha mai fatto la whitelist, o è uno di quegli scam che esce. Ok, forse è entrato oggi questo. Ma non c'è un background. Perfetto, spostiamolo, diciamolo. Ciao. Ciao. Ciao, sono in live, è un problema? Sono in live, è un problema? Mi senti? Senti? Mi senti? Sono in live, è un problema? Grazie per il follow, NDS6557, benvenuto sul canale. Ok, Lei perfetto. Allora, lo sta fatto sta che facendo. però il tuo background non l'hai fatto, quindi devi fare il background per poter fare la whitelist adesso impero, ok? Come non ho fatto il background? No. Sì, se mi scusi, l'ho fatto alle ore. L'ho Sì, ma mandato non è alle emanato il background, la storia del tuo personaggio, è emanato solo il modulo. ore. Ah, aspetta, allora lo modifico e scrivo anche la storia. Esatto. Allora più tardi. Ciao. Va benissimo, grazie mille, arrivederci. Arrivederci, è più tardi. Bene, raga, arrivo subito un attimo, mi devo andare a prendere da bere, arrivo subito. Perfetto. Allora. Oh, ok. Ciao Acarelia. Ciao Neldie.
Devo cosa devo fare per avere il personaggio da bambino? Ma tu hai già la White il suo impero, NDE? Comunque, grazie per il follow, Giangi1223. Benvenuto sul canale. Hai già la White, allora, NDE, se non hai la White, purtroppo il PG da bambino non puoi farlo. L'PG da bambino viene dato solo a persone che giocano da tanto tempo nel server e di cui si conosce l'RP, di cui magari sappiamo che l'RP lo fa bene e che può meritarsi di avere il PG da bambino e che sappiamo che può fare l'RP da bambino. Chi ha la voce bianca magari ed è da poco nel server, no, non può farlo, mi dispiace. Allora, Thomas Shelby deve, non può stare qua in attesa se non l'ha fatto. Quindi io lo sposto qui. Poi, Astral 03, vediamo un po'. Mi ha dato 12 ore. Devi leggersi il regolamento d'impero. 13 dell'8, ok. Se lo sono spostato via, se n'è andato. 1, Mi ha dato del sistema abilitativo seguendo la scaletta. Oggi alle 3. Vediamo un po' qua. Vediamolo un po'. Non ha fatto il finale, questo qua lo sposto. Ciao. Ciao, sono in live, è un problema per te? Ok, guarda, Uvu, non hai fatto il finale del background, ovvero quando si trasferisce su Impero e quello che vuole fare su Impero, quindi obiettivi e tutto, capito? Scusa, cioè, sono stato scusato per lo stesso motivo, ma il fatto è che pensavo di quello che faccio, che devo fare su Impero, avevo scritto nel senso che vuole far soldi. No, non l'hai scritto, cioè è scritto solamente che vuole aiuto per fare i soldi per aiutare i nonni, però un obiettivo personale, lavorativo, le cose così non, cioè, non le hai messe, non è neanche, cioè, leggo qua che non hai neanche spiegato il momento in cui ti trasferisci, cioè non hai neanche traparlato del trasferimento su Impero, che Impero non è in Italia, ecco, come ben sai è ambientato in America. Ok, ma Quindi no, non pensavo vedo nel proprio. background il trasferirsi qua, ecco, capito? Non lo trovo quel pezzo. Pensavo proprio per. Cioè, nel senso che il futuro poi lo facevo su Impero. Però, No, ok, no, gli obiettivi di segnarli, almeno quelli base, poi dopo se si evolvono quello non mi riguarda, quello si evolvono in RP, però l'obiettivo con cui il tuo personaggio parte deve essere scritto, ok? Va bene, allora, a più tardi. Ciao. We miss you. Uè, piadina. Mi accetti la tesa White? Mi chiamo Pongo 808. Pongo, adesso vediamo. Parlo pezzo per pezzo, vado. Questo era quello rimandato, esatto. Poi dopo abbiamo Devi. Questo qua, vediamo se ha mai fatto. Mi ha fatto sistemare su come ho spiegato. Facciamo spostare a Fate, dato che gli l'ha spiegato lui.
Devo verificare la parte iniziale del BG. Io rimango per finale, lui per iniziare. Ciao Alcazan! Devo ampliare e sistemare il BG. Vediamo un po'. Ecco, manco posso aprirlo, non ho neanche l'estensione, il BG. Se lo sposto. Ciao, mi senti? Sì. Ciao, mi senti? Ciao, sono in live, hai un problema? Ok, guarda, c'è un piccolo problema. Prima di fare la white list, guarda, devi sistemare il background perché non riesco proprio ad aprire neanche. Quindi vai a cercare di mandare un file che possa aprirlo perché non... È che il file non lo riesco ad aprire, quindi... Cerca di mandare un file che si possa aprire più che altro per me, ecco, altrimenti se non aspetti che magari ti sposta l'altro staffer. Perché io non riesco proprio ad aprirlo il tuo file, non mi dà un'estensione da poter aprire, per poterlo aprire. Sì, perfetto, allora ci vediamo tra poco. Posto, ciao. È vero che se non si ha esperienza nella server la UL non viene accettata? È vero, Azov. Se tu non hai almeno 30 giorni di esperienza RP, non puoi fare la whitelist. Ciao, Scoponi Riccardo. Ciao, Raptor. Ciao, Marco. Sì, Marche, lo so, non si sente. Alcune volte io li muto, poi li smuto. Comunque, grazie per il follow, ragazzi. Grazie per il follow a. Viva la Sicilia e a D'Alesco. Grazie per il follow. Grazie per il follow anche a Gioacchino228. Benvenuti sul canale tutti e quattro perché il quarto me lo sono perso. Adesso lo ringrazio un attimo solo. Il quarto è. Esatto, Scopo di Riccardo. Grazie per il follow anche a te. Ciao Alesco, buongiorno. Dai che oggi secondo me la passano tutti la UL. Beh, vediamo ragazzi, vediamo. Speriamo bene per loro. Bisogna vedere un po' come se la cavano con le domande. Comunque magari se vedete che magari non sentite la voce, ricordatemelo perché io prima di spostarle da oggi in poi farò così. Li sposto, gli chiedo se per loro va bene farla in live e quando mi dicono sì va bene li smuto, cioè smuto la live. Quindi farò così da oggi in poi. Ma l'alert voi lo sentite quando scatta, o in questo caso qua l'alert li si sente? I mitici zombie sono fatali, sì. Gli alert si sentono, ok, no, perché c'ho la live mutata a livello desktop, quindi non sentite l'audio delle persone. Però gli alert mi confermate quindi che lo sentite, perfetto. Grazie per il follow, Simo23334545. Benvenuto sul canale. Ah, va bene Riccardo, va bene, va bene. Rimandato. Deve sistemare il file del BG. L'ho scritto ora, un po' in ritardo. Pippo. Ehi, sto Pippo ci ha rimandato White. Stesa Whitelist. Cittadino Empire Warn 1, 2. Ban e last chance addirittura. Vediamo un po' qua, sto Pippo. Banni 3 giorni, più refreshato la last chance, Pippo per montare più file RP, devi rifare la whitelist. Ah, però. Ah, però. Questo è messo maluccio. Grazie per il follow, Manuel, quello bello 03. Grazie per il follow, benvenuto sul canale. Adesso vediamo subito chi spostarci, eh. Vediamo un attimo. Sa che mi sposto Astrol, che è stato rimandato 12 ore. Ah, quindi l'alert si vede, ma non si sente. Ok, perfetto. Ah, capito, capito, sento quello. Comunque, guarda, il file non lo riuscivo ad aprire proprio, mi dava un'estensione non leggibile. Dai, spostiamoci sto Astral che deve fare la wild, sta giocando a Valorant da 2 minuti. Grazie per il follow, nome incomprensibile.
Bom, spostiamolo. Ciao Astrol, mi senti? È un problema se facciamo la whitelist in live? È un problema se facciamo la whitelist in live? Ok, perfetto, allora. Dipende. Come vuoi tu, cioè, se non vuoi, ti metti in attesa, aspetti qualcuno che non è in live. Perfetto, Non è un problema, il problema se faccio figure di merda. ok. No, vabbè, non ti devi vergognare. Se non riesci a rispondere alla domanda, capita, capita. No, Vabbè, devo fare presentazione schermo, giusto? non c'è bisogno dello schermo, no, no. Mai? Perché non lo chiediamo. Ah, buona, buona. Non leggo, No, no, vabbè, non però ci credo. dico buona perché avete fiducia. Ok, un attimo. Mettiamo un po' di musica, un attimo. Perfetto. Allora, tu sei stato rimandato qui per il regolamento, vedo, Sì. no? Ok, Se non sbaglio perfetto. mi hai mandato proprio tu. No, Pino ti ha rimandato. Vai, come vuoi andare? Ok. Come ti chiami su Twitch, vedi sempre? E Dani05, se premi di me vedi che sono in live. No, ma mi apre, aspetta. Scusa degli stupori, voglio scrivere. Mikofficial, chi non muore si rivede. Way! Di No, non ti vedo. se Come ti interessa, ha già chiami proprio? fatto. Ho messo il file. Ah, va Dani? bene. E Dani05, se mi premi comunque qua sul nome, vedi che sono in live Sì, ho visto questo. Ecco qua. comunque. Seguimi. Grazie per il follow one time drop 08. Benvenuto sul canale. L'ho Grazie scritto. per il follow anche ad Come si può Astrol andare? TV, guarda, è lui. Grazie per il follow comunque. Tranquillo. Dopo ti sposto, pongo. Vai, vai. Sto facendo un altro VL in questo momento, esatto, Andrea. Senti? Sì, un attimo solo, eh. Perfetto, vai, tranquillissimo. Daniel Stormborn, wey. Grazie per il follow a NubiXXX, benvenuto sul canale. Perfetto, iniziamo un po' con le definizioni basi. Definizione di RDM e VDM. Come? Definizione di RDM e VDM. Due definizioni? Ok, Sì. La allora. definizione di RDM e di quella di VDM. Ok, VDM è quando investi una persona dentro una valida motivazione RP. Tipo, faccio un esempio. Tu vai davanti al centrale, vedi uno e lo investi giusto perché ti devo divertire. Quella è un VDM. Oppure, che so, vai al Vanilla. Vedi che c'è una festa e ci sono tante persone ammucchiate, non si spostano e tu li investi. Quella Ok, sarebbe anche e un l'RDM invece? VDM. Invece RDM è quando spari senza una valida motivazione. Tipo tu vai sempre al vanilla, vai dal capo e lo spari in testa oppure lo cominci a picchiare senza una valida motivazione. Ecco. Non sarebbe RDM se tu andassi al capo quando dopo tipo che ti ha fatto qualcosa, tipo ti ha graffiato la macchina. Ha parlato con la tua ragazza, la potresti picchiare, diciamo, ecco. Però non sarebbe un VDM questo, un Amiche. RDM. Va bene, sì. Ma sono esempi particolari, però comunque va bene. Grazie per il follow, Origin Twitch. Benvenuto sul canale. Sempre. Sì, andando in muto per la live. Comunque, allora. Sì, tanto mi muterò perché magari c'è qualcosa in live. Quindi mi muterò un attimo. Cosa? Ogni tanto mi muterò perché magari per la live, ok? Quindi. Tranquillo, dai, puoi parlare per Perfetto. parlare. E definizione di metagame. Metagame è quando usi informazioni OC, tipo pure ti danno tipo che devi fare un permadeath in gente basso. Origins. No, 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 non ti preoccupare. Cioè, se niente basso, cioè, non ti preoccupare. Te lo dico. Ok, allora stavo dicendo Non guardare la live che ti condizionano magari in chat se rispondono alle domande e cose così. No, Questa è un'altra assolutamente. cosa che consiglio, non guardare mai la chat perché non ti consigliano magari cose sbagliate.
Sì, però no, non sono tipo così. Se devo fare la whitelist, la voglio fare perché Certo, guarda la voglio live, sapere hai le visto che lo cose stavo io, ma poi alzando. che cazzo di significato c'è, giusto? Se poi non sai giocare. Ho detto, non c'è significato se poi non sai giocare, capito? Ti trovi in Esatto. difficoltà. Allora, dicevamo, metagame è quando usi informazioni OC, tipo ti dicono, devo fare un permadeath a Dani, e io te lo dico in OC, e tu lo usi in RP. Grazie per il In follow, RP lo richiesto usi te nel pongo, senso benvenuto sul che canale. appena vedi quella persona ti allontani, oppure chiudi gli occhi, oppure quando... Non lo so. Cioè, non lo so nel senso... L'ho detto, però dico... Non so spiegarlo bene, ecco, però la definizione è capita. Ok. Ok? Oppure quando vedi uno con la maschera lo riconosci dalla maschera, lo capisci, oppure quando Ma la riconosci definizione Federico. vera e propria qual è che mancava la definizione? Cioè, mi hai Eh? fatto un esempio, ma non mi hai detto la definizione. Cioè, tu mi hai fatto degli esempi che sono giusti, sì, corretti, però mi manca la definizione che ti ho chiesto. La definizione, ma non l'esempio. Quando usi informazioni OC, ecco. Quando usi informazioni OC per cosa? Per, che so, tipo, per fare delle azioni, o tipo di andare ai campi. Quando usi delle informazioni OC e le porti in IC. Questa è la definizione. Non quando usi NRP, le. No, tu mi hai detto quando usi le informazioni OC. E no, quando usi le informazioni OC in RP, per portarle in RP. vabbè, sì, è quello che ho detto, il permadeath, te lo dicono fuori, giusto? Esatto. Oppure Va bene. quando lo riconosci una persona della Ho 19 maschera. anni, Origins. E definizione di power game. Wargame è quando usi meccaniche di gioco, diciamo, ecco, tipo puoi salire con Quando usi una meccaniche di montagna gioco, in che senso? E anche qua la che definizione non è corretta, come hai detto. aspetta, posso? Sì, prego. Nel senso, quando fai cose che non si potrebbero, tu in vita reale non potrebbero fare, cioè non si potrebbero fare, però tu li fai in RP perché Giziato li permette, ecco. Ok, questa è la definizione giusta. Ma non quando usi meccaniche di gioco. Perché quando usi le meccaniche di gioco, vuol dire che giochi. Cioè, il power game è più un abuso di meccaniche di gioco per compiere azioni irrealistiche o surreali che in RP parlando non potresti fare. Ti posso fare degli esempi? Sì, prego, fai qualche esempio. Tipo quando o sali con una montagna, per esempio, quando tu E quando one sali time, con una per montagna fare con una interesse impero devi avere macchina 17 anni sportiva. almeno. Oppure, cioè da strada, scusami. Oppure quando, che so, quando hai troppo di cibo in tasca. Quella sarebbe un power game, perché tu in vita reale non potresti avere 30 di cibo in tasca e 30 di bevande. Ok, poi Al massimo fammene ovviamente. altri 3 di esempi, 5 in totale. Oppure quando hai armi di arcana lunga, troppe. Oppure, che so, quando... Quanti esempi stiamo? Siamo a te? Eh? 3? Ok. Oppure quando, come ti posso dire, quando porti vabbè, quando ti scontri e ti parti dopo un Esatto, se uno secondo, magari ha quella la voce sarebbe anche matura e un'inappropriata dimostra di avere la voce o un matura, può fail. anche da 15-16 anni. Ripeti? Quando riparti dopo 2 secondi, cioè che fa un incidente. Ok. Basta, cioè non ne so altri. Va bene. E definizione di no fear. Definizione di No fear. non fiere è quando non hai paura nel quando ti fanno del male oppure quando ti puntano, ecco. Quindi la definizione spiegata bene qual è? Quando tipo ti puntano, ecco, e tu non hai paura, cioè non hai E paura di questo qui è quello un che... esempio. Eh sì, tipo, che so, un'azione che dovrebbe essere
deve prenderti paura, ecco. E se fa troppe, cioè tipo no fear estremo, no No, fear allora, estremo, io ti ho chiesto, pensa. allora, Ah, ascolta, pensa. ascolta, allora, Sì, ascolta un attimo, sì, sì. io ho chiesto la definizione di no fear, ok? Tu mi stai dicendo tanti esempi, quelli arrivano dopo, prima dammi la definizione. Io le so le cose, però le fa gli esempi proprio. Cosa puoi ripetere, scusa? La definizione mi devi spiegare. Ok, tipo senza armi. Esatto. No, questi sono esempi. La definizione. Ah, la definizione Sai tipo che no fear è significa quando fai definizione, no? azioni forzate, quando mi Sai che fanno fare significa forzate. definizione? Sì. Ok, allora, La tranquillo, parola. cioè non è che ti mangio in live, cioè non è che ti mangio in whitelist, cioè vai No, tranquillo, vabbè. Io rilassati. soffro di ansia. Io soffro di ansia. Rilassati, non, cioè se non la passi oggi la passi domani, non è che muori, ok? Cioè, rilassati, rilassati, e spiegami la definizione di no fear. Allora, no fear è Gabbo, grazie per il quando follow. tipo fai azioni tipo forzate, che se il soggetto non ha paura dell'azione, di quello che gli fai, gli puoi chiedere un no fear estremo, dovrebbe trattare un attimo. Allora, non ho capito bene, ripeti, ripeti. Allora, il no fear è quando fai più o meno le azioni forzate. E questo è tipo il soggetto che hai in Allora, te lo spiego custodia. io bene. Allora, il no fear significa non simulare la paura in situazioni di pericolo, in generale, Sì. in situazioni di pericolo o dove il tuo personaggio dovrebbe ruolare la paura, come se in realtà tu Sì. dovessi ruolare la paura. Tipo Capito? Tu quando prima. sai. Esatto, e tu mi hai detto tipo quando sei puntato e non ruoli di aver paura. Quello lì è un esempio, ok? Eh sì. È tipo quando passi una zona, passi da una zona interdetta parecchie volte, Ok, giustifichi giusto. quello. Quella È sarebbe un un no esempio fear. magari in cui ti trovi magari da solo? Senza armi? Esatto, senza armi, senza gente che ti punta, in cui sei da solo. Grazie per il Quando follow di tipo hai paura di quel Pigalex9 soggetto che ti Mindani. vuole fare del male? Da solo? Da solo, tu e basta. Ok, senza nessuno di fianco. Giusto? Mi senti? Ho E no, ripeti? detto senza nessuno di fianco, cioè proprio No, solo. Mike, è da solo. È solo teso. No, da solo tu, il tuo personaggio da solo e basta. Nel Ok, allora. momento in cui tu hai nell'RP, puoi simulare. Puoi fare power. Sì, power game. No fear. In quel momento in cui nessuno ti punta, nessuno ti fa paura. E in cui il tuo personaggio è da solo, completamente da solo. Quando è che può succedere? Allora, può succedere quando tipo stai in macchina solo e ti prendi, che so, con una Pecco parete e 02, prendi grazie per il paura follow. della morte, ecco. Una Cioè, parete? In che senso? non la parete, quando tipo ti fai male e non hai paura di quello che può causare quel coso, cioè non simuli la paura, ecco, cioè del male che ti sei fatto. Cioè riparti proprio dopo un secondo senza chiamare. Quello è Power Game. Anche. Grazie per il follow, ZB Jolly. ZB No, solo non lo so. Cioè, se Jolly. non è questo, Per no. esempio, si trova in cima a un Ah, palazzo, aspetta, ok, e non aspetta, hai paura aspetta. di Sì. cadere giù dal Sì, bordo, capito? me lo stavo dicendo mo. Esatto, Io Mike, sapevo anche giusto. un'altra Puoi fare cosa, quella domanda? però Un con medico può l'arma. fare cose Quando illegali? stai Sì, quello con la farò l'arma, dopo. però mi sa che quello là è, no, è failure P. Cosa? Tipo quando fai troppe, quando salti oppure fai capriole a terra quando stai sparando. Quello è no fear pure, giusto? No, vabbè, quello è una cosa che fanno tutti, fare Ok. capriole quando c'è una sparatoria per Ok. schivare i colpi, così. Quello Ok. Vabbè, sì, lo fanno. sapevo. Lo sapevo. Se mi dai proprio un indizio le so le cose, No, le cose perché tu, ho allora, io te lo dico subito, le cose tu le sai, però purtroppo sei troppo l'ansia. agitato e ti fai prendere dal panico se non riesci a Sì. dire una cosa come dovresti dirla. Ma è normale, però devi rilassarti, perché sennò non riesci a farla la whitelist, cioè te lo Lo dico. so. Vabbè, le cose le so, sì, come hai detto tu, le cose le so, il problema è che ho l'ansia. Vabbè, dai, continuiamo. Un attimo solo.
Dimmi tu quando ci sei. Metto solo. Cosa? Metto solo che non sto scrivendo in privato uno. Tranquillo, vai, non c'è problema. Tanto non c'è nulla da fare. No, così magari ti rilassi un attimo. Sì, sì. Grazie per il follow, Christian Gaspa, benvenuto sul canale. Vabbè, passiamo a un altro argomento, diciamo, del regolamento, togliendo, saltando le definizioni, smettendo con queste definizioni che ti mettono ansia. Passiamo alla parte illegale. No, ok? Sì. Passiamo alla parte in cui si parla di azioni e quant'altro. Che mi sai dire riguardo le azioni illegali in generale? Ti faccio una domanda molto facile, sappilo. Questa è una domanda molto facile perché non ti faccio nessuna. Non ti ho fatto una domanda. Non ti ho fatto una domanda dettagliata, ma ti ho fatto una domanda generica. Quindi, cosa mi sai dire? Qualsiasi cosa che mi sai dire sulle azioni illegali. Poi, se vedo che non riesci a dire qualcosa che magari mi interessa, te lo chiedo. Però intanto inizia tu a argomentare. Le azioni illegali? Tipo azioni illegali. I numeri, quelle cose là? Tutto quello che sai sulle azioni illegali. Ok, allora, le azioni specificando illegali... bene le cose varie, quindi se magari i numeri, spiegando bene quali, in che azione, o altre, o le armi, eccetera, quindi... Ok. Perfetto, vai. Allora, senza spiegare le armi, senza spiegare il numero dei soggetti che devono stare, poliziotti, senza spiegare quello... Tutto quello che sai sulle azioni illegali, adesso. Ok, allora. Le azioni illegali sono sia rapine, come le zone rosse, tipo andare ai campi. E nelle azioni illegali è vietato, diciamo, lottare... XTD, grazie per il follow. Se non c'è la motivazione, ecco. No, ripeti un attimo l'ultima parte. Quando ho detto la motivazione? Sì, ripeti un attimo, saluti a parte. Ho detto, è vietato, cioè no che è vietato, diciamo che non si può fare l'azione a scopo di lutto, ecco. Ok, giusto. E, poi, nelle azioni illegali, sarà possibile anche sparare a vista, nell'ambito della zona rossa, ancora azione illegale, tranne rapine, perché nelle rapine si deve contrattare. E poi non diciamo che al soggetto, tipo, non se rapisci uno, se lo devi tipo uccidere, non puoi chiedere soldi in banca, non puoi chiedere di andare a prelevare. Oppure quando il soggetto va a terra perché avete sbagliato a spararlo, se viene il medico tu non puoi continuare a indagarlo, ecco, se ne deve andare. Oppure quando state su campi e tu vuoi, diciamo, rianimi il soggetto e vuoi sapere informazioni e lo rapisci, non si potrebbe fare questo. Ok, quindi tipo rapire una persona dopo averla atterrata per portarsela a chiedere informazioni, questo tipo di cose qua, no? Sì. Giusto? Ok, giusto, diciamo. Non si può fare. Solamente poliziotti, diciamo, che li portano in casa. È già bannato sto Francesco Franco questo. Francesco 2005, preoccupata. Giusto, da parte qua. Adesso facciamo un paio di domande io ti faccio. Allora, vai, tranquillo, vai. Azioni free roam. Che tipi di armi si possono utilizzare? Eh? Azioni free roam. Free roam, okay. Free roam. Non so sì, come sì, chiamare. Sì. Che tipo di armi puoi utilizzare? Allora, in azioni free roam si possono usare solamente armi, diciamo, pistole. Pistole e, se non sbaglio, mitragliette. Cioè, Siciliano Real, grazie per il follow. Ah, microuzzi? No, solo pistole. Ok, pistole. Si possono usare i caschi? No. Ok, quant'è il numero massimo dei poliziotti in un'azione free room? Allora, dei poliziotti 12 e dei criminali 8. I poliziotti 12 e i criminali 8? No, quello è il vecchio regolamento. C'è stato un aggiornamento in cui io i poliziotti, ho detto, se guardi nella stanza aggiornamenti regolamento server, che è sotto la stanza regolamento server, c'è scritto il 16 del 7, no, guarda nella stanza aggiornamenti regolamento. Io questo qua ho visto. Certo, prima. Sul file è scritto sbagliato, però se tu guardi nella stanza aggiornamenti c'è scritto l'aggiornamento fatto nel regolamento. Togli la condivisione per favore.
se guardi nella stanza aggiornamenti, vedi lì sotto regolamento server, c'è scritto l'aggiornamento il 16 del 7 Ah. ed è ancora invalida, è ancora valida perché non è stata cancellata come saggio. Va bene. Conto di immagini, non lo so quello quando faccio la live, adesso vediamo le URL live, vediamo. Vabbè, tranquillo, tranquillo. Cosa? Sì, un attimo, andiamo avanti adesso. Sì. Quali sono le zone rosse? Allora, le zone rosse sono i campi di droga. E poi Quali campi droga? sono... Quali punti droga? Allora, marijuana. Ma aspetta, quali punti? Perché In che senso, quali punti? ci sono vari punti di droga, ecco. Ti Raccolta, sto bene. processo, vendita, quali di questi qua sono Sì. zone Allora, vendita, cioè non vendita, scusa, processo e raccolta. rosse? Processo e raccolta, ok. E E la invece vendita poi... no? Anche La vendita no? la vendita, sì, No, t'ho la detto. vendita no. Ah no? No. Vabbè. Perché non la vendita secondo Perché non credo che si vende a una persona, giusto? Cioè, tipo al cartello. te? Dì intanto per te, secondo te perché no? Rispondi alla domanda intanto, perché secondo te no? La vendita? Sai perché la zona rossa, la vendita non è una zona rossa? Perché non fa niente, cioè la vendi e basta, non è che la raccogli o fai altro. Tu porti là e la vendi. Ok, allora sarebbe una zona rossa in questo caso, la porti là, la vendi, ma io ti chiedo perché noi non la determiniamo una zona rossa secondo te? Per come mai, secondo te, la vendita, come mai non è una zona rossa? Perché anche per la raccolta vai là e la raccogli, e come mai però per la vendita non è una zona rossa? Perché anche la vendita la vendi così, vai là e la vendi. Ma a chi la vendi la droga? A A persona oppure tipo al non so se persone. sta non so se sta blippa. Esatto, a persone la vendi. E Ah sì. essendo che non puoi venderla, cioè essendo che puoi venderla a tutti e non la vendi a un blip, non puoi rendere la mappa intera una zona rossa, perché se la vendessi a chiunque sarebbe determinata una zona rossa tutta. Perché l'ho detto prima perché perché non ce la vendi a persone, non, cioè se vengono i poliziotti e ti trovano lì tutti mascherati, Esatto. ok, là inizia un'azione free room, diciamo. Esatto. L'elicottero in azione free room si può usare? Poliziotti, dici? In generale, l'elicottero in azione free room si può usare? No. E in realtà sì. Perché? Allora, sì, si può usare. In azione free room si può usare. Allora, Astrol, devi ripassare. Purtroppo devi ripassare. Ti rimando di 24 ore. Ripassi il regolamento e ci Non di vediamo. 12? Va No, 24 ore. bene. Ok? Sì. Quindi ci vediamo domani. Ok? Va bene. A posto. Ciao, Ciao. carissimo. Ciao, ciao. Ragazzi, purtroppo non ci sta, cioè non c'era, non c'era proprio. Mi dispiace, però purtroppo non era molto preparato. Il fail pronostico risulta come reattivo. Risulta ancora attivo il pronostico? Strano. Ah no, ecco, ho finito ora. Perfetto, perfetto. Esatto, in rapina non si può usare, ma in azione free room sì, ragazzi, esatto. GG.exe. Oh, grazie per il follow, Davis241, benvenuto sul canale. Come...
Perfetto. Uè, kiwi! Cosa scritto? Hai sbagliato? Rimanato 24 ore, deve... Ah! Ripassare... Grazie! Grazie, Crelia. Uè, kiwi, sabbe! 14-18, 15-16, 18, ok, scarpa, è passato il tempo. Deve passare bene le vendite legali in per essere più sicuro nelle risposte. Ma oh, che gentili, solo 2 ore di rimandato questo. Ce lo spostiamo, sto Schwarz. Ce lo spostiamo, sì, dai, ce lo spostiamo. Mettiamo un attimo la live. Schwarz. Ciao. Ciao, mi senti? Sono in live, è un problema per te farla guardare se in live, eh? Ok, un secondo solo. Ok. E... Vedo che è stato rimanato di 2 ore. Sì. Ok. Hai ripassato il regolamento? Sì. Bene. Ok, mi parli un po' del tuo background in 20 secondi, giusto per capire un attimo qual è la tua storia, RP e cosa vuoi fare nel server? Ok, ho scritto un background neutro, perché ancora non so se fare la parte criminale oppure poliziotto, però devo decidere. Quindi ho scritto un background neutro, dove si parla di principalmente di moto. Ok. E quindi... Devo vedere quello che ancora devo fare, come si svolge in RP ovviamente. Bene. A posto. E iniziamo un po' con qualche domanda. Definizione di metagame. Usare informazioni dal fuori dal gioco e metterle in gioco. Usarlo in gioco. Ok, mi fai degli esempi di metagame? Tipo ci accordiamo su un'azione su Discord, mettiamo in gioco e la facciamo senza parlarne. In che senso? Sto bene, ripeti? C'è la parte finale, ci organizzate, poi? Su Discord, come fare tutta l'azione, entriamo in gioco e la facciamo subito, senza parlarne. Ok, va, senza parlarne prima in game, ok. Esatto. E un esempio di metagame C quale sarebbe? E riconoscere una persona dalla maschera. Ok. E ancora ne devo fare. No, va bene. E definizione di power game? E un abuso di meccanica di gioco. Per? C'è un continuo. Arrivo subito. Sì, vai, vai. C'è un continuo a questa frase che hai detto. Un abuso delle meccaniche di gioco per... Per essere avvantaggiato. Sni. Che non sono reali. Non sono reali. Ok, giusto. Giusto, fare usare le meccaniche di gioco per io direi adesso te usa adesso a posto e quindi per compiere azioni reali esatto come tu non possibili ciao Teo. Oh, perfetto. Definizione di no fear. Non esprimere la paura del tuo personaggio. In situazioni di pericolo. Esatto. Perché tutti non concludono le definizioni come devono essere concluse? Raga, dovete concludere le definizioni. Lo dico anche alla live. Ragazzi, quando fate una definizione, non dite la metà. Perché tu adesso mi hai detto la metà, mi hai detto. Non simulare la paura in situazioni di pericolo. Ok, ok.
Mi fai degli esempi di no fear? Quattro esempi di no fear, di cui due senza persone che ti puntano, che ti fanno paura, tipo in cui ti trovi da solo, il tuo personaggio è completamente da solo. Ok, uno di questi può essere camminare su un cornicione di un grattacielo senza avere la paura di cadere. Ok. Un secondo, sempre no fear, senza armi, è camminare nella ferrovia dei treni. Ah, questa mi piace, non avevo mai. Nessuno me l'aveva mai detta questa. Poi Ok, te ne devo fare altri due con armi. con armi o persone che ti fanno paura. Una può essere andare campi droga sapendo che usano armi automatiche e tu vai con le pistolette. Ok, giusto, può essere. E Anche se però comunque poi poi è una scelta individuale, però comunque può essere una specie di no fear, sì, dai, diamocela buona. una fiera può essere pure entrare dentro un quartiere di una gang senza avere paura delle conseguenze. Ok, quello anche, va bene. L'elicottero si può usare in azione Free Roam? Perché se per follow Chilxer. Eh? Scusa, ripeti? E in rapina si può usare? No. Ok. E campi droga? Grazie No. per follow Raik00, benvenuto sul canale. Quindi io volendo posso rapire una persona in elicottero. Grazie Aspetta, per il un'altra follow Matrix9302, opzione benvenuto sul canale. Grazie per il è. follow, Non ho capito, ragazzi. aspetta. Puoi ripetere? Ti ho sentito Puoi male. rapire quindi una persona con l'elicottero? Vediamo Raptor se No. hai puntato bene. Sì, invece, se è un Ah sì, perché rapimento è viene un'azione free considerata roam. una mozione Firom. Sì. Esatto, uno staffer è stato rapito una volta con l'elicottero. Ah sì, non lo sapevo. Esatto. Grazie del follow Crazy Minds, benvenuto sul canale. Grazie per. Oddio, quanti follow, un attimo. Grazie per il follow a Natalia001 e a Difro91, benvenuto sul canale, grazie a tutti. Ciao Rio Messina, buongiorno. Azioni Free Roam, quanti poliziotti possono partecipare? È un 10 versus 14. 14 poliziotti, 14 10 criminali. e 10 criminali, giusto. Grazie per il follow, sticcoccoloso, benvenuto sul canale, ciao. Giusto. Grazie per il follow a YGEHN, grazie per il follow anche a te. Invece che armi si possono usare in azione Free Roam? Armi a Ciao Wolf! monocolpo. Cosa, scusami? Armi a monocolpo. Che senso? Pistole. Ok, pistole, va bene. I caschi si possono usare? No. Giusto. Quali sono le zone arancioni? Zone arancioni sono le zone che dà il cartello a una determinata gang barra una fazione e Ok. tu Ciao le Blue devi Scream, assaltare grazie per il follow, per benvenuto. conquistarle. Adesso la chiedo Mike questa. Ok, giusto per proteggerle tutto. E quali sono le fazioni ufficiali criminali del server? Diciamo, i nomi delle fazioni criminali, cioè i nomi dei gruppi, diciamo, come vengono definiti, ecco. Quali sono quelli ufficiali? Vabbè, Il cartello? quella è una cosa OC. Ok, criminale, sempre criminali. A livello criminale, no? Non i nomi della fazione, cioè il nome proprio della fazione, il nome comune delle fazioni. Quali sono? Cioè, non ho capito. Cioè, per esempio. I Families, ok? Che tipo di Ok. fazione sono? Una gang? Una gang, esatto. Quindi, che tipi di Ah, nomi ci dici sono? gang e mafia? E anche clan. Ok. Grazie per il follow Michele Cifani, grazie, benvenuto sul canale. E quindi, gang, mafia, cioè, in ordine crescente
Gang, gang, clan e mafia. Il medico può compiere azioni illegali? No, è neutro. Sì, è neutro, ma il medico può compiere azioni illegali, in realtà. Fuori servizio? Eh certo. Ok, in servizio no. Ok, però il medico comunque può compiere azioni illegali, è la mia domanda. Sì. Quindi mi raccomando, non ti sbagliare. Il medico può compiere azioni illegali, può essere criminale quanto il capo fazione di una gang, basta che faccia tutto fuori servizio. Esattamente. Perché in servizio è definito è come neutro. Ma oltre al medico, chi altro è neutro nel server? Concessionario e armeria. Ok, concessionario e armeria. Teo, una domanda tu ce l'hai? Eh? Assolutamente no, che stavo anche facendo. Vabbè, una domanda a caso di quelle che magari sei tu. Ti sento bassissimo però, eh? No, pure io. Una domanda a caso. Secondo te potresti mai prendere appuntamento tramite tweet anonimo con qualcuno? Perché devi pulire dei soldi, mettiamo a caso, appunto tu debba pulire dei soldi. Prendi questo appuntamento, ti presenti a questo appuntamento e appunto punti le persone con il quale ti stai incontrando, gli rubi tutti i soldi e poi e gli spari e te ne vai. Quella è azione a scopo di lutto. Non si può fare. Ok. Ed è un'azione a scopo di lutto perché secondo te? Perché tu non vai lì realmente per pulire, ma vai per prendergli le cose che hanno loro. Ok. Giusto? Giusto, giusto. Esattamente. Il medico può compiere. Sì, può compiere. Il medico può girare armato? Hanno il taser, il taser, sì. Ok. Facciamo un esempio. Tu sei un rapinatore. Ok. Ok, scappi da una. Da una rapina, ok? Ok. Io sono il poliziotto. Corri, diciamo, c'è inizio di inseguimento. Ti seguo. Tu sfiori un cittadino. Io lo prendo sotto come poliziotto, lo prendo in pieno. Io sono in sirena, lampeggianti, emergenza. Cosa devo fare? Devo fermarmi e soccorrerlo o devo continuare l'inseguimento? Tu puoi continuare l'inseguimento e dire a un'altra volante di fermarsi e soccorrere al cittadino. Ni. Cioè, se magari vedi che magari metti esempio, colpisci in auto, magari fai un incidente, magari è un conto, quello sì. Però se prendi sotto una persona come poliziotto, devi pensare prima di tutto alla vita del cittadino che hai preso sotto e al criminale che sta scappando. Quindi se fossi un poliziotto io cioè, dovessi fermarti se investi una persona. Se magari tamponi una macchina e cioè, magari la tamponi, ok, gli rompi un po' qualcosa, li chiami la volante, la mandi lì, vedi come stanno e poi basta. Ma se invece investi una persona in pieno, ti fermi. Ok. E invece se il criminale invece se invece il criminale durante l'inseguimento prende e investe una persona e continua a scappare, poi prende e investe un gruppo di 4 persone e continua a scappare, che infrazione del regolamento sta facendo? Quello lì power game, perché la macchina dopo tutte queste persone captate si dovrebbe fare danno. Esatto, giusto. Giusto, giusto, giusto. Che domanda posso farti? Quali sono le zone safe? Le zone safe sono il negozio di vestiti e il tatuaggi, maschere, parrucchiere e poi la chiesa. Ok, la centrale polizia è zona safe? No. No, quindi una zona normale? Dovrebbe essere semi-safe zone. Semi-safe zone, che significa? Che le semi-safe zone sono le
zone dove non puoi far partire l'azione ma possono continuare. Beh, io ti dico, io ci ti fermo perché in centrale di polizia tu puoi far iniziare un'azione. Sì, puoi fare l'attacco alla centrale, sì, vero. Quindi l'assalto alla centrale puoi farlo. Ma sì. Quanti criminali possono partecipare a questo assalto alla centrale? 8 criminali e la polizia illimitata. E che armi si possono utilizzare? Tutte le armi. Ok, tutte le armi. Un valido motivo per fare l'assalto alla centrale, qual è? Tipo hai il tuo capo fazione dentro, in carcere. Ok, in centrale. Che è a rischio di perma jail. Ok. E tu attacchi la centrale per eliminare le prove e lo provi a salvare. Ok, ci può stare. Diciamo, se c'è un rischio ergastolo si può rischiare. Va bene. Secondo te com'è andata la whitelist? Credo bene. È andata bene? Credo di sì. Sì, sì, è andata bene, l'hai passata. Okay, grazie mille. Bravo, bravo. Bene, un attimo che te l'aggiungo. Ok. Da quant'è che provi a fare la whitelist? Un paio di giorni. Che non mi ricordavo sempre alcune cose del regolamento d'impero. Capito, capito. Ok, ecco qua. Quanto volte sei rimandato? Come? Quante volte è stato rimandato per regolamento? Non mi ricordo. Beh, più di una, meno di una. Cioè più di una, no, o... più di una. Tipo due o tre se non sbaglio. Ok, capito. Va bene, sei whitelistato. Ok, grazie mille. Buona giornata, ciao. Anche a te. Ciao, ciao. Ciao. Bene, bene. UL refresh. Sospendere qua la guardia. Sì. Sì, esatto. E Pollo di Mare, grazie per il follow, benvenuto sul canale. E anche a Davide Pvice, grazie per il follow. Ah, grazie Kiwi comunque per aver aggiunto queste cose, aver fatto queste cose, lo leggo io comunque. Grazie mille Kiwi. E Dani Impero fantastico, addirittura ho lavorato adesso per 30 minuti. Perfetto, sono contento che sia entrato e ti piace. Sì, comunque era bravo Raptor. Ti saluta Kiwi, Teo. Ciao Kiwi. Aspetta un attimo, guardate, mando in privato un messaggio. Ciao Kiwi. Guarda qua, io direi che si fa 2 giorni di pausa questo. Sei d'accordo? Ma bloccalo e... Vabbè, cioè nel senso... Sì, segnalalo. Mm? 2 giorni? Ma in che senso, è già qui in attesa? Sì, sì. E spostalo e digli... Perché nel senso non esiste solo lui. Esatto, ma adesso non lo dico. Vabbè, che è qua, pongo, adesso lo sposto. Pongo? 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 Mi senti? Pongo? Ciao? Sì. Chi è che gioca con questo account? Ciao, chi è che gioca con questo account? Mi senti?
Ragazzi, non smuto un attimo perché ci sta una cosa particolare, eh? Una cosa particolare. Mi sentite? Ciao, ma chi gioca con questo account? Sì. Scusate, ma se devi restare anche Chiccherini. Grazie, buono. Grazie mille. Per magia l'ergastolo, il carcerabita, esatto, con il genere di cose là. Ciao, e mi senti? Ok, chi è che gioca con questo account? Ok, ma giochi tu? Cioè, l'account per entrare su VVM, giochi tu, giochi? Ok. No, non sento, non ti sento bene. Sei un attimo al microfono. Sì, mi sento un po' male. Ti alzo un attimo il volume. Aspetta, parla. Sì, me, un po' male, però vabbè. Comunque, ma chi è che gioca con questo account? Che non sto capendo. Ok. Vuole giocare lei o vuole giocare te? Ok, però se sei stato tu a scrivermi in privato? Ok, comunque il problema qual è che tu mi hai. Il problema è che il tuo account mi ha spammato in privato, voglio fare la whitelist. Posso cercare su Oddio. internet, se vuoi. In privato, da me, su Discord, mi ha scritto il tuo account, mi ha spammato molteplici messaggi scrivendo voglio fare whitelist. Eri tu? Mi sento malissimo io. Sento malissimo, Bongo. Devi sistemare il tuo microfono. Poi torna più tardi, magari ne riparliamo. Ok? Va bene? Vabbè. Facciamo che. Vabbè, comunque, prima, ma è una cosa particolare. Cioè, mi ha risposto il bambino dicendo: aspetta un attimo, che arrivi mio papà. Che aveva avuto 8 anni, 9 anni, forse. Esatto, anche dalla voce. E è arrivato lui. Gli ho chiesto: ma chi è che. Ok, ma capisci il fatto che però mi ha spammato in privato sto account. E non penso sia stato lui che ha. Cioè, a spammarmi. Poi comunque il modulo white sta qualcosa di strano. Perché il 4-8 aveva 16 anni, ora ne ha 30. Comunque, Jennifer. Jennifer, sempre Jennifer, poi ne ha 33 Jennifer, 33, poi di nuovo 30. c'è un po' di problema, adesso smuto la live di nuovo perché avevo mutato ogni volta. Vabbè, rimandato, deve sistemare il microfono. Teo, scrivi tu un attenzionati di stare attenti a capire un attimo chi è questa persona. Scrivi un attimo di stare attenti a questa persona, un attimo di chiarire qual è il fatto, cioè, il come mai, di stare attenti a sta personalità doppia, Doppia, tripla. tripla, esatto. Quadrupla. Perché Pianto tipo, sulle io le avevo flagelli. negato la whitelist tempo fa, mi ha mandato mentalmente non idoneo, ma mi sa che è entrato lui, è entrato bambino, ha parlato. E infatti, questo no, è già tra gli attenzionati. Da questo account vogliono fare la guerra. La madre Jennifer e il figlio Alessandro vogliono giocare tutti e tre. Il figlio e il figlio Alessandro vogliono giocare tutti e tre, incluso il padre, dallo stesso account. No, allora io capisco tutto, però cioè, c'è un po' un problema di fondo qui. Qui non si può usare lo stesso account e fare tre persone diverse, o si fanno tre account diversi, i genitori, due account, e il figlio non può farlo perché è troppo piccolo, perché sennò non è un, c'è un problema grande. Però, sì,
Sì, ragazzi, che cosa strana, mamma mia. Dai, non ti lamentare, RP parlando ci In live mi scrivono, peccato abbia tenuto fuori zii e nonni. RP parlando ci sta, quindi sì, è abbastanza full. Troppo. Mamma mia. Sto Pippo gliela facciamo la whitelist, che è stata bravissimo per sta la bestemmia, bravo. Giorni. Ciao Sloveni, sono d'accordo con te, perfetto, però non nelle chat esatto. Degli altri. Mirko in 14, grazie per il follow, comunque tenuti fa, me l'hai messo e me l'ho dimenticato perché c'era la situazione particolare. E Game buono. Netotov, grazie per il follow. Comunque, vediamo sto Pippo che ha una... vedo che c'ha un po' di... Ma cos'è sta cosa che scrivono chi sono? 1,12 cm, 123 kg, 12 anni. Cioè, scrivo, ma anche tipo, non è l'unico, ci stanno anche altre persone. Adesso te lo prendo un'altra persona che conosco. Tipo Keck, anche c'è la stessa cosa. Anche Nazza. Keck è caldo, 3 km da te, scende al play d'honor, gradisce il pesce, tipo anche Nazza, sta ste cose qua. No, chiudi, chiudi. Quello di Keck non lo legge. Gradisce il pesce. Esatto, e non solo, e poi che cosa ruola offre? Esatto, esatto. Vogliamo dire. Comunque, esatto, io vorrei entrare su Impero Game e vieni a fare la whitelist. Eric, so, grazie per il follow. Ma sì, cosa strana, credo già. Cosa era Tryharder sgomo? Mi scrivono, mi sa anche a vero, me. Vero? Anche quelle immagini delle ragazzine che si fanno i selfie, che si muovono, quelle esatto, sono immagini da Tryharder. Esatto. Allora, se vuoi me la cambio pure io, mi metto la ragazzina che si fa il selfie e ci metto di sopra quelli che sparano con l'SMG. NDS, se è la bianca non possiamo farla, la white, mi dispiace. Stamattina mi hanno detto, puro, purista. Opuro. Purista. O bello. Comunque, questo qua, banni 3 giorni da Chris il 12, e il ban scade il 1, 2, 3, vediamo se scade, è scaduto, vediamo che ora è che l'ha mandato. Alle 1.29, sì, okay. è scaduto. Balli 3 giorni, più rifresciato last chance a Pippo per montare più grave, sì, gravi fail RP, vari fail, devi rifare la whitelist. Boom, ne rifacciamo una bella difficile, signori. Sì. Bene, mi dai. Mi sono sempre chiesto che ruolo sta fa a mezzogiorno, se lo conosci. Mezzogiorno? Polizia, mezzogiorno è... Che ruolo sta fa a mezzogiorno? Mezzogiorno è streamer partner e staff impero, e lui è streamer sotto streamer partner, perché ha la partner di Twitch, ma è il colui che si occupa di gestire gli streamer di Impero, quindi accetta gli streamer nuovi, toglie gli streamer, esatto, responsabile streamer. Esatto. Che PC utilizzo? Io ho un Ryzen 9 5900X come processore, una 1050 Ti come scheda video, perché costano... un processore che è di 400 euro e una scheda video di 100. Ah, perché la scheda fantastico video purtroppo costano 600 euro, quindi non ci voglio spendere altri 600 euro in più, quindi aspetterò ancora qualche un mese, vorrei aspettare metà settembre, punto, compare la nuova scheda video. Penso una 3060, qualcosa di più, vediamo. Invece Kertus cosa fanno lo staff? Kertus è anche lui streamer partner e responsabile streamer pure lui. Poi più che altro lui comunque c'era molto più tempo, quindi per questo. Lui era anche scritto. E Strash che fa uno staff? Strash è un fan cazzo nello staff. Nello staff. No. No, ma che Strash che me l'ha chiesto, quindi, cioè figurati se dicessi una cosa del genere, Strash che me lo chiede, quindi vado. E Strash non fa un cazzo, Strash è staff in prova, no, e non fa un cazzo. No, comunque scherzavo, no, Strash, Strash fa le whitelist quando c'è tempo, quando riesce a fare le whitelist. Comunque Tommy 20050, grazie per il follow. No, Strash fa lo staff in prova, fa le whitelist ogni tanto, poi ogni tanto fa qualche scena RP da... per creare RP. E Gallipolino X2, grazie per il follow. E quindi così fa, ecco, queste cose qua fa Strash. E Real Messina cosa fa nello staff? Messina fa lo staff in prova come me. Sei mesi come fa. Come te. Come me, sei mesi fa. Izuna non fa niente, Izuna non è nello staff, ragazzi. Izuna non è nello staff. Izuna forse è streamer di Impero e basta, perché non lo vedo tra gli streamer partner attualmente, quindi non penso. Tagliamento non è anche... Dicono che la voce di Real Messina mi fa tremare. Anche va bene, davvero paura del suo. È molto, molto... molto bassa. Hai avuto quanti follow? Un attimo, riesco a starci dietro, un attimo. Allora,
grazie per il follow a MX Nick e a Manuvale 19, grazie per essere venuti entrambi sul canale. Realme, hai acquistato tu, è stata molto difficile la UL. Azz. E come si chiama? Come... E Bono. No, ho capito. Che ne so, si chiamerà Bono pure su Discord. Ciao, Squinzy. Che ne pensi di Vanquest? Penso che sia un server come tutti gli altri, però io gioco su Impero. Ora che fai Pippo? Sì, penso di fare Pippo insieme a Teo, che è un moderatore, quindi ci mettiamo insieme a Messina e in tre staffer, ci mettiamo a fargli una bella whitelist tosta a Pippo per vedere se si merita di ritornare sul server dopo il dewhitelist e il ban e la chance che ha ricevuto. Grazie, bellissimo Impero, ci gioco. L'unico problema è che sistemare la sala gaming in caso perché è budget. Sì, è un po' buggata, però poi va sistemata col tempo. La vedo brutta per Pippo, sì, la vedo brutta pure io. E Tommy, io gioco su Impero, per me è meglio Impero. Che ha combinato sto Pippo? Gravi fail, ha preso 3 giorni di ban da Chris, last chance, rimozione della whitelist. Ferite. Pippo. Ah, Pippo è in live da me. Perfetto, Pippo, quindi sai già il tuo destino. Perfetto. Giusto, giusto. Va bene, perfetto. Siete pronti, Teo e Messina? Perfetto, Assolutamente no. Teo. Lo prendo come un sì, quindi iniziamo, Teo. Inizi tu a fare la prima Vai. domanda, Teo, dato che sei il moderatore. Quindi, Ma solitamente come? questo ruolo di rifare le whitelist spetta ai moderatori, alle persone bannate. Quindi, Ma che direi che inizi tu con le prime due domande, Teo. Quindi Perfetto. spostiamo Pippo e sarà sicuramente d'accordo di fare la Contento. whitelist in live, quindi lo sposto già qua. Adesso Ah, mi io. spara una di quelle parolacce da ban. Adesso Ciao per Pippo, sei in live, ripicca. ti dispiace questa cosa? No, È in live da me, Pippo. no. No, Perfetto. Chi è il founder di Impero? Realme Seal. Perfetto, Risposta domanda. giusta, whitelist passata. Allora, comunque, a parte gli scherzi, perfetto, Teo ti farà la prima domanda. Teo, prego, con la tua prima domanda. Aspetta, Tu sei stato bannato però precedentemente per cosa? Già, Principalmente molto cosa hai figo, fatto di Squinzy. male? Perfetto. Allora, spiegaci bene l'azione che ha portato al tuo ban. Partiamo da questa Mi domanda. dice com'è? Spiegaci l'azione che hai fatto per prenderti il ban di 3 giorni, last chance, refresh della last chance, perché quindi vuol dire che ce l'avevi già in passato, e il the whitelist. Grazie Un per il follow inseguimento. Laza 3RS. Cosa? Ah, Un inseguimento con la polizia. perfetto, sei insieme a 2/3 poliziotti in stanza. 2-2, Giustamente. terzo ormai non ruola in polizia da Cioè, 4 mesi. in realtà io sarei il figlio Guarda. del cartello, però. Guarda le tag da lì. Esatto, non c'è neanche più. No, guarda cosa c'è Ah, è adesso. un Death Stalker ora diventato. Ah, passato gente al lato opposto. Grazie per il follow, Fatto Marco. bene, dopo un po' ci sta. Vabbè, dopo un po' bisogna entrare per forza. Va bene, perfetto. E perché? Cosa hai fatto in questa azione? Parla, parla, spiegaci. Power game condizionato dalla polizia. Ok, cioè. Niente. Allora, non ho la clip, però Vabbè, non c'è la polizia bisogno. andava a sbattere contro i pali, contro facevi frontali con gli alberi. Mi veniva addosso e quindi mi hanno dato del power game Addirittura come se famoso. io pittavo loro. Mi hanno dato il power game perché pittavo tipo il furgoncino, quello dei poliziotti. Però ovviamente cioè, se spawnano mi vengono addosso, non è che ho bandito. Però Va vabbè. bene, e il primo last chance perché cosa l'hai preso? Tipo 4 mesi fa per un no fear. No fear. Un Sì. grave no fear. Per prenderti il last chance. Cosa hai fatto in quel no fear? Sono entrato in un ghetto Sono entrato in un ghetto e basta. Non sapevo La fosse un chance ghetto. apriva per gravissime infrazioni del regolamento. Gravissime infrazioni del regolamento.
Quale? Di Tricky quello? Sì, esatto. Ah, quello di Tricky mi sa che mi è stato tolto perché me l'ha dato perché ero andato a fare una Blaine e non erano arrivati i poliziotti e quindi dopo 10 minuti me l'ha soldato. Beh, vedo comunque che c'hai un lungo curriculum, richiami ban. Richiamo 1 Sì. toccità, richiamo 2 per infrazione di regolamento, 7 giorni per metagame, 10 giorni per metagame, mix chat. Hai già rifatto la whitelist con un moderatore, vedo. Refresh, richiamo 2 per nuovo wargame, fede RP 3 giorni, richiamo 1 e 2 per buona condotta rimossi, richiamo 1 per lo squadra chattazione. Beh, vedo che dire che hai avuto un lungo periodo di, diciamo, di infrazioni del regolamento, ecco. Pensi che sia l'ultima volta questa? Speriamo che sia anche l'ultima volta, ecco. Ok, speriamo. Cosa, Strash? Teo, fai la prima domanda, vai. Direi. Vabbè, partiamo. Ma presumo tu già le sappia, però principalmente gli errori che sento sono errori su regole base del regolamento. E quindi, vabbè, partiamo già da quelle che. Vabbè, il power game che cos'è? È un abuso di meccaniche di gioco per favorire. Cioè, sono un abuso di meccaniche di gioco. Ok, e che Per si intende avere per dei gioco? vantaggi. Per avere dei vantaggi. Per esempio, prendere tipo una carabina non avendo un borsone, oppure non simulando che la stai prendendo tipo dall'auto, eccetera. Oppure da una cassa. Poi. Our game sarebbe correre con un tizio, no? Cioè in braccio. Non lo so, non riconosco gli accenti, il modo di parlare. Poi a Power Game andarsi a mettere tipo su un muro e non farsi ripartire subito. Perché le meccaniche di gioco cioè te lo possono far fare, te lo permettono. Però nella vita reale non andresti a sbattere contro il muro e ripartiresti subito. Poi Power Game, portare più di 3 di cibo, 3 di acqua. Sì, Altri due esempi però senza veicoli Creep altezza. Follow, Crypto Free, Devon sul canale. Esempio, correre all'infinito. Oppure pedalare con la bici all'infinito. Senza veicoli, la bicicletta è un veicolo. Senza veicoli, Ti faccio una domanda. Però mi devi rispondere sincero. Puoi parlare sott'acqua, puoi usare il telefono, puoi usare la radio. no. Masticare all'infinito. Quindi, che cos'è questo? È un power game Nel perché è chilling, hai tirante. visto? Esatto. Sì, l'avevo già detta, l'ho trovato, mi veniva in mente. Ok, definizione di no fear, parlami del no fear. No fear è una dissimulazione della paura. Per esempio, faccio degli esempi. Ok, fammi 5 esempi di no fear, di cui più Andare altri 2 senza armi o senza persone che ti fanno paura, quindi tu da solo e basta. allora andare in contromano in autostrada tipo 200 km/h all'uno fiero oppure andare in centro città in zone abitate tipo a 100 km/h non avendo paura magari di fare un incidente oppure di prendere un civile sotto. Poi, per esempio, se la polizia dalla zona interdetta, io mi avvicino e faccio come se non fosse successo niente, magari zona interdetta Pacific e io entro e entro senza guardare nessuno e metto a prelevare oppure. Ok,
Due esempi senza armi, senza persone che ti puntano, in cui il tuo personaggio era solo, quale può essere? Per esempio buttarsi in alta quota, magari da un palazzo, non avendo paura che ti puoi Oppure? far male. Oppure, per esempio, c'è una ferrovia e tu cammini, vedi un treno che passa e cammini sulla rotaia, come se nulla fosse. Gasperi Follow, Vextel, abbiamo usato Poi canale. Puoi fammelo un altro fotografia. bonus, dai. Ok. Un altro che vuoi tu. Una cianofiare sarebbe andare nelle zone rosse, che sarebbero i campi droga senza armi. Cioè, tu sai che quelli sono campi droga, però tu ci belli senza armi, senza armi. Senza? Senza armi, cioè quelli senza armi. Ok. Non avendo paura che magari gli altri fucile oppure una bella Va pistola. bene. No, no, il 111 sono il mutarmi e smutarmi qui, che vedete che mi si muto su Discord per parlare in chat. E va bene, andiamo avanti. Facciamo un Vabbè, un altro esempio di esempio. Rafia. Facciamo un esempio, me lo dici dopo. Facciamo un esempio, io sto facendo una rapina. Ok, finisce la C'è. C'è. plane. Mettiamo esempio. Dato che ne hai fatta una da solo. Grazie per follow K. E ti trovi a fare l'inseguimento con la polizia. Siete in 3, 4, quanti sarete dentro questa macchina? Dopo una rapina, beh, mettiamo esempio una flica, che siete in 3, ok? Siete dentro questa macchina, dentro sto SUV. Fate parte C'è. dell'inseguimento, ok? E passate davanti all'ospedale, sfiori una persona. E il poliziotto dietro invece non lo sfiora, ma lo prende in pieno, ok? Sì. Poliziotto come si deve comportare in quell'azione? Deve fermarsi? Deve continuare a inseguire il criminale o cos'altro? Allora, essendo un poliziotto di regola, no, perché comunque stai seguendo un criminale. Deve fermarsi o deve seguire il Deve seguire il criminale, credo. criminale? No. Deve fermarsi assolutamente, cioè un Ah sì, poliziotto deve. deve, cioè, un poliziotto deve fermarsi a soccorrere la persona che prende sotto. Tu Sì. Ah no, ho sbagliato, sì. non puoi andare lì a seguire il criminale, continuare a seguire, a far finta di nulla. Quindi Perché comunque il poliziotto ricopre una parte legale, il cioè. poliziotto deve soccorrere la persona che investe, Esatto. cioè, non può scappare a finta di nulla. Esatto, sì, ho sbagliato. Sorry. Sì. Se invece poi non si prende sotto nessuno, no? Se appena poi durante l'eseguimento investi una persona, il criminale investe una persona e va avanti, poi va avanti ancora e ne investe altre 4. E che infrazione di regolamento compie? Allora, lì si dovrebbe fermare perché sennò sarebbe power game, perché se tu prendi 5 persone sotto con la macchina, non Ho credo che la 19 anni. Ho macchina, cioè, stia intatta come se non fosse successo nulla. Cioè, se tu riparti subito dopo aver preso ripeti 4 un attimo, persone in ripeti più. da capo, secondo te che infrazione di regolamento ho commesso? Allora, un power game. Perché? Perché comunque se tu prendi 4 persone in pieno con la macchina, non credo che la macchina dopo questo tamponamento di 4 persone stia, cioè si regga ancora. Ok, E va bene. lì ovviamente si deve fermare. Giusto. Ovviamente non è un VDM volontario, quindi non si può classificare come VDM. Ok, non è un pieno VDM perché magari mentre si passavano tutti insieme sulla strada, li apri sotto perché scappava dalla polizia. Non è un pieno VDM, Esatto. però comunque è un power game. Se non si Sì. ferma. E uscire da un negozietto. Sì.
di sparare poliziotti durante la quando salta la contrattazione. Che cos'è? Si può fare? Allora, o non si può fare? È lecito o non è lecito? Allora, non è lecito perché se tu esci e spari ai poliziotti è un grave no fear e anche un metagame. Perché tu sai da regolamento. No, che non sono 2005, ho 19 anni. Però ragazzi, nella vita reale possono venire anche in 40 una rapina al negozietto. Quindi tu mentre fai la rapina devi simulare che ci siano più agenti. Lì diciamo fai un abuso di regolamento. Ok, quindi è un power game e anche no fear, giusto? Esatto, sì. E... ragazzi, sono 19 anni, sono 2002. E... Messina, hai qualche domanda tu? Sì. Secondo te farà una blame da solo? Grazie per il follow a Spo00GHT e a Ninja Albanese. Cosa una cosa giusta o una cosa sbagliata? A entrambi. No, perché da regolamento la blame si può fare in 4. Comunque fare una banca da solo è un fear. Cioè fare perché un sarebbe una fear? Perché comunque è una banca. Non è un negozietto che tu puoi andare lì da solo, puntare il titolare, diciamo, del negozio per prendere i soldi e andartene. Quando si può lutare la polizia? Mai, in nessun caso. Alzo la testa. Ok. Il medico può usare l'elicottero nelle azioni free roam? Nelle azioni free roam sì, ma nelle rapine. Azioni di follow Wedz. Il medico può compiere azioni illegali? Fuori servizio sì, in servizio no. In servizio qualunque cosa veda, oppure accedente servizio. Per esempio vai in casa fazione a curare uno detenuto, magari sente qualche funzione riguardante la sua fazione, lui non può riportarle quando è fuori servizio. Ok, e può essere armato un medico? Di taser. Ok. Prego, Messina, vai pure, continua pure. Quali sono le fazioni neutrali? I medici. E basta? Fazioni neutrali... Il cartello, credo. Il cartello è una cosa OC. Ciao, Wedzi. Ok, quindi... Fazioni neutrali... No, solo i medici. Solo i medici. Sì, non me ne vengono altri. Ah, il... Armerie e concessionari. Ah sì. Non suggerite, ragazzi. Abbiamo letto il regolamento. Quindi se ti faccio un'altra domanda tu mi sai rispondere. Ci vuole il ticket per assaltare la centrale? No. Per rapire un poliziotto? Sì. Per assaltare un locale? Sì. E l'assalto alla centrale in quanti poliziotti lo fanno? La difesa. I poliziotti in difesa possono essere limitati. E quanti criminali possono unirsi? 8. Che armi si possono usare? Automatiche e caschi. Quindi solo le automatiche e caschi si possono usare? No, anche tutti i tipi di armi. Ok. Cos'è il permanent?
permanent la morte definitiva del personaggio. Ragazzi, siamo un po' più severi perché raga, deve farsi una whitelist difficile questo. Grazie per il follow Esterface745. 10 motivi che non siano tutti uguali tra di loro e deve essere accettato da un admin o in su. Quali sono le zone arancioni? Zone arancioni sono i ghetti. Solo i ghetti? Come? Solo i ghetti? Ah, è tipo le zone di una fazione. Le zone di una fazione. E come si determinano queste zone? Possono essere assaltate in Come si determinano, come vengono determinate le SMS? capito. L'ho sentito Oscar. Ti sto sentendo a scatti, sto Ho detto, e come vengono definiti queste zone? Come vengono definite? Che senso una domanda finita? Allora, queste zone qua, come vengono definite? Cioè, come vengono assegnate? Dal cartello vengono assegnate, vengono definite come Esatto, sì, delle zone da vengono. proteggere da parte di fazioni criminali. Le fazioni criminali del Esatto. server, ok? Come vengono chiamate? Quali sono le, diciamo, le classificazioni delle azioni, delle fazioni criminali? Grazie per il follow a Sono fazioni approvate dallo 7715. staff. Eh? Sono fazioni approvate dallo staff. No, sono fazioni come vengono chiamate, cioè come vengono divise tra. Quali sono i livelli di divisione tra le fazioni? Tutto bene, grazie. Sono gang, clan e Ah, mafia in ordine clan. crescente, come l'ho detto. Gang clan. Sì. Ah, ho Tipo, capito nel bene la momento l'hai domanda. studiato? Sì. Beh, non tutto bene, perché molte cose non le sai dire. Questa whitelist devi farla impeccabile. E mi sa che non stiamo andando molto bene ora, eh. Buono, più che altro non avevo capito la domanda, però appena l'ho capita ti ho risposto. Però lo so, cioè. Non possiamo chiedere la condivisione, ragazzi, esatto. Va bene. Cioè, a meno che le persone non acconsentano la richiesta, cioè se io chiedo e loro acconsentano è un conto, ma io non posso obbligare una persona a chiedere a mostrare il mio schermo. Messina, fai le ultime domande tu se vuoi. Che cos'è un'azione free roam? La free room è un'azione che può avvenire in qualsiasi ora e in qualsiasi luogo. Possono partecipare dalla parte criminale 10 criminali e 14 poliziotti. Si possono usare solo potenti proiettile e pistole. Numero Non lo dei chiedo perché mi partecipanti? dà, non c'è cioè, bisogno 10 di criminali. dover. Cioè, dobbiamo fidarci delle persone che 14 vengono a fare poliziotti. la whitelist. Ok, che tipo di armi? Solo pistole con caschi. No, senza caschi, su. Con giubbotti. Io posso rapire una persona con un elicottero? Cioè, se io vedo una persona magari ferma da qualche parte, magari vicino al Yellow Jack, magari così mi atterro lì vicino e lo rapisco e me lo porto via in elicottero, posso farlo? Sì o no? No. Sì, invece, perché il rapimento è un'azione di film. O sbaglio? Ah no, perché avevi detto di Yellow Jack, pensavo che fosse una Infatti hai poliziotti. ragione, le bestie. Vabbè sì, Pippo, comunque. Pippo, 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 la whitelist non l'hai passata. La whitelist che devi fare tu deve essere impeccabile. Cioè, dopo il tuo infrazione del regolamento che hai preso, se vuoi ritornare al suo impero, la tua whitelist devi farla impeccabile.
Quindi per questa volta non la passi e torni tra 3 giorni. Ok? Tre giorni. 3 giorni, sì. Perché non ti rimando 24 ore. Cioè, dopo due last chance, 2 volte che ti viene tolta la whitelist, io ti rimando 3 giorni. 3 giorni, ti studi benissimo il regolamento, torni e poi dopo la rifai, ok? Però deve essere impeccabile, ok? Devi saperlo come il tuo nome e cognome, il regolamento, la memoria, ok? Va bene? Va bene, va bene. Buona giornata, Pippo. Ciao. E niente ragazzi, Wildest purtroppo non l'ha passata. Però Purtroppo. Chi ha 14 anni? Un attimo. Oddio, sto perdendo il conto della chat, ragazzi. Oddio, aiuto. Non sto più seguendo la chat, aiuto, un attimo. Chi ha 14 anni? Di chi state parlando? Bestia 06. Ah, no. Io non capisco la soddisfazione di leggere alle UL dopo una settimana becca il permo 3 warn. Eh sì, in effetti, purtroppo, vabbè, sono cazzi loro se lo fanno. Poi ci ha messo un po', in 80 giorni, non ho 14 anni, ok, state parlando di voi, perfetto. E Toxic Joe 00W, grazie per il follow. E Prego. grazie per il follow a Siark, grazie per il follow. Comunque vorrei entrare però, ho paura di non passare il regolamento, vabbè, non è che vieni bannato permanentemente, cioè. Non passi la whitelist e torni tra 24 ore. C'è il background corto, questo lo spostiamo. Ciao. Ciao, guarda, sono in live, è un problema? Ok, guarda, devi ampliare il background, devi ampliare, ok? Deve essere più lungo di 1000 caratteri. Ok? Ancora? Lo devo Sì, deve essere riempire più lungo di 2000 caratteri. E ancora? Lo scrittore, non non è il più lungo di 2000 caratteri il tuo background. 1800 all'incirca. Sì. so. Ah, sì? Purtroppo sì. Ok. Ci vediamo appena hai finito di scrivere il background. A dopo. Ciao. Ciao ciao. Davidino 06, grazie per il follow, benvenuto. Ragazzi, cosa ne pensate di Pippo prima di aver fatto la whitelist? Cosa ne pensate? Era da rimandare come ho rimandato io o era da passare? Buono, è stato rimandato 2 volte e alla fine ce l'ha fatta. Sì. Sapere le regole conta fino a No, che no. hai fare quello che conta è buon senso per rullare. Comunque fai tita è un veramente tosto peggiorare le brandly. Non penso Mi proprio. sposto questo qua, vediamo un attimo. Ciao. Ciao, mi senti? Zanzo? Perfetto. Rimandato. Rimandato. 2 ore per quit dalla UL. Vuri al Messina. Messina. Oggi cosa hai fatto, Messina? Hai mangiato? Ma sinceramente te dico, mi sono mangiato
No, Messina non è in live, cioè Messina è in live, guarda la chat, sì esatto, guarda la chat ed è qua come istanza. Per me siete Ma stati troppo ragazzi, io severi, in live si è non ci vado risposto più o mai meno durante a il giorno. tutto. X-Man, allora, con uno che è stato dewhitelistato due volte la last chance, molteplici ban e ban e ban, io pretendo che la whitelist sia non giusta, non fatta bene, ma che sia perfetta. Dixman, bello mio, come stai? In che bei Raptor. tempi dei Miracle. Raptor, secondo me dopo che hai avuto il senso di sapere come... Esatto, hai ragione Raptor. Devi essere un po' meno incazzato. Perché? Mica sono incazzato. Sembra incazzato dalla voce, ragazzi. Mi meraviglio che Dixman ancora non mi ha riconosciuto. Come Dixman ti ha conosciuto? Perché Non mi ha conoscete? riconosciuto Dixman. Certo, ci conosciamo da tanto. Abbiamo giocato in un vecchissimo server ai tempi. Ecco, hai visto? Ma Esatto, quindi si arca ha detto la giusta, cosa giusta. E Cash di FVM è un po' più complicato ora. Le cose le sapeva, o perlomeno la maggior parte delle cose le sapeva. Il problema è che il comportamento che ha avuto in passato, se è stato ripreso più volte dopo aver sbagliato, è normale che vuole qualcosa di perfetto. Già, Akralia. E Akralia mi conosce bene, che non sono una persona cattiva, ecco, sono una persona buona io. Comunque, Messina, una volta che sei Seb, entrato e mi hai spostato. Sebs, Ma no! in RP sono tenente di polizia, Sebs. Beh, cosa stai Ciao Ale, dicendo, sì, ti Messina? conosco. No, stavo leggendo il messaggio di Bono. Aspetta che sposto uno. Aspetta che non ti sentono, che ho mutato la live perché sposto questo. Ciao Anti. Mi senti? Ciao, devi compilare i moduli whitelist e background per poter fare la whitelist impero, ok? E no, non li hai fatti perché non li vedo ancora io. E no, non li vedo. Sto guardando i messaggi mandati a te. Ah, ecco, ora proprio. Devi mandare anche il modulo whitelist nella stanza modulo whitelist. E devi ampliare il background che hai mandato perché è corto. Ok? Apposta, dopo, ciao. Ok, ho rismutato Messina, se vuoi, vero? No, stavo leggendo quello che aveva scritto Dix. Mamma, che ricordi. Minchia, veramente, mi stai proprio... Mezzogiorno però è il migliore della polizia. Mi offendo! Ok. Mamma mia, Manuelito ci ho parlato ieri. Cioè, ci ho parlato. Sono passato nel suo canale, gli ho scritto due o tre cose. Oramai si è data al Red Dem, non vuole sapere più niente di FVM. Grazie per il follow, gioco pazzo. E non ho nessuno da whitelistare. Eh sì, ha detto che oramai FVM non fa per lui perché è diventato pieno di tryharder. Ma che buono, sei cattivo. Bel server impero comunque. Grazie, lo so, cioè, lo so, bel server. Appunto, se no non sarei qua, staffer, non giocarei qua, ecco. Il Smith merita di essere vice capitano al tocco e mezzo. Ehi, addirittura. Una voce meno cupa, sì, infatti. Comunque, grazie Paolo a Salvo05, benvenuto sul canale. No, per me i migliori Sì, sono come Messina, Gennarino, Lili e Smith e Lili. Addirittura Lili anche. Lili purtroppo peccato in questi giorni sta lavorando molto, quindi un po' assente. Maro 555555, grazie per il follow, benvenuto. Come mai nella tua chat ti escono sopra le persone che sono dentro più colore del ruolo? Come mai a te nella chat ti escono
sopra le persone che sono dentro più in gol. Lontani, che significa? Lo fai? No, non sto, cioè, l'ho letta piano perché non capisco il senso della frase. Ripeti un attimo, Giacomo. Tutti per motivi diversi, dato che appunto sono diversi. E beh, certo, immagino. Sto roleplayando. Stai roleplayando, Kiwi? Quasi quasi lo vengo a roleplayare pure io, mi sa. Ragazzi, voglio andare a fare un po' di roleplay? Vado a roleplayare con Banner. Ci ha abbandonati. Banner. Strunz. Ci ha pure abbandonati. Non ti parlo più. Basta. Ti odio. Andiamo a roleplayare? Anzi, ma vai a roleplayare, tanto non ci sta nessuno in attesa. Boh, andiamo a roleplayare? Ho fatto un sondaggio, ragazzi, dai, dai, dai. Sondaggiate, sondaggiate, che vediamo se non andiamo a roleplayare. E VL, VL non ci stanno, raga. Mi hanno tutto. Tutti, no, no, tutti vogliono fare VL, ma raga, non ci stanno VL, non ci sta gente. Calcola che mi avvicino a Real... Che mi avvicino a Rino da 15 anni e hanno detto di passare perché era una voce sopra sviluppata. Nella chat di Discord in alto alla chat. Allora, nella chat di Discord in alto alla chat escono tipo 1-2 persone che hanno quelle che sono una chat come. Che significa? No, no, non ci vado in live io il pomeriggio. Buono. Anche perché è strano che io sia ancora qua, a dire la verità. Di solito a quest'ora sono al mare. Oggi, siccome sono un po' stanco... Come oggi non sei andato al mare, Rial? Non ci ho sbatti. Poi io abito anche mio fratello da il Milano. Mare, il mare più vicino che ho è a 4 ore. E io ce l'ho a 5 minuti. Beato te. Vedi essere siciliano? Come si duplica nei messaggi in chat? No, non si duplica nei messaggi in chat, ragazzi. È un problema della tua connessione, per quello. Allora, andiamo a roleplayare. Sta vincendo il Sial. Andiamo a roleplayare, ragazzi. Gabbo, abito molto molto a nord. Si sente anche un po' dall'accento diverso, il modo di mettere gli accenti nelle parole, che non ho un accento io. Cioè, effettivamente non ho un accento particolare, infatti adotto l'accento che voglio io. C'è chi mette accenti con la tipo foto o chi mette foto da noi, quindi non esistono accenti veri e propri da noi. Allora, dai, voglio vedere scuola di polizia col tenente Smith. Scuola di polizia è finita, l'accademia è stata parte 1 e parte 2, basta adesso. Voglio uno spam in chat di Walker prossimo alla coordinazione. Walker adesso. Prossimo coordinazione. No. Oh, guarda che so bravo a coordinare. A parte che Lily e Ryder mi hanno lasciato chiamo da un mese e mezzo a questa parte. Sta vincendo il no? Oh mamma mia, sta vincendo il no veramente. Raga, mi obbligate a fare le whitelist, obbligate. Quante ne ho fatte? Ci sta vediamo un attimo, raga. Vediamo un attimo. Oddio, ne ho fatte 1723 in totale di whitelist comunque. Durante il 15 agosto ho fatto già 14 rimandati più uno whitelistato. Ne ho fatti 15 di whitelist. Sono stanco. Fa caldo, sono stanco e il ventilatore non fa abbastanza fresco perché non ho un condizionatore. Perfetto. Aspettiamo. Sacchi che fine ha fatto? Io ora ci sto pensando, è un pezzo. Ho un ventilatore puntato addosso, quindi adesso sentirete sempre sul microfono perché c'è il ventilatore puntato proprio addosso. Uiii, Confundus! No ragazzi, io sono, c'è scritto anche nella descrizione del canale comunque, state a vedere sotto c'è scritto dove vengo. Quindi, non è neanche un segreto. Ah, vieni dal basso Adige. Dal basso Adige, no.
Vengo dall'Alto Adige, ragazzi, provincia di Bolzano. Ma io così così mi vado a vedere un film. Az Bozen, sì, Bozen, parlo anche tedesco, sì. Mamma mia. Non commento. 50-50? Ah, il sì, sta vincendo, andiamo a roleplayare, ragazzi, mi sa. Hai messo che si può votare anche con i punti, quindi. Eh certo, chi vuole usare punti li usi bene. Adesso mi sa che Bono inizierà a spararsi sui tutti i punti. 100 punti per votare, ho messo in più. Ha vinto il sì! Enric per far vincere il sì ha donato 700 punti canale. Cioè ha votato 7 volte, 8 più quella gratis. Addirittura. Mostruevole, davvero. Ciao Dani, ciao Real Dani, non ti parlo più. Boh, ragazzi, ha vinto il sì. Non so ha vinto il sì. Ho paura a portare le UL in live. Perché c'ho cosa paura. C'hai paura? E poi sai com'è, è un attimo che inizia con la N e ha 5 lettere. Ah, sì, negligente. No, ninja. Ninja. Comunque, no, ragazzi, ha vinto il sì, andiamo a roleplayare, quindi... E ricordati, agente esperto Walker promosso a coordinatore, mi raccomando. Così mi dai il titolo per la live di domani, grazie. Quindi si va a roleplayare, signori, si va a roleplayare. Pippo ha passato la UL? No, non l'ha passata. Comunque, grazie per i follower. Grazie per i follow. Che sono? Chi è? Che sono? Un attimo, che adesso li leggo. Grazie per il follow a XJoker2K e a Ale Pazzo Pazzoide. Che nomi particolari. Dove sta? Qua. Ecco qua. Play. Imbero. Vieni su Imbero. Dove sta Imbero? Eccolo qua. Imbero. Madonna, quanto era bello quando c'erano le canzoni di Bobby Darling all'intro. Lei è brava a fare le canzoni dell'intro. Imbero. Oddio, sentivo lei. Ehi, Babatung. Muti prima e... Molti prima release poi, in che senso? Infatti, esatto, la stessa cosa ho detto io. Cioè, Batum, io streamo da un mese ufficialmente, altrimenti streamavo già da qualche anno che streamo così come passatempo. Meglio Reggio Calabria, Basso Messina, scrivono. Aia. Calabrisi, chi con nati. Questo è un colpo basso per Messina. Calabrisi chi connatissi. Babatung, mi ricordo quando ancora ti glitchavi. Messina, a te non ti ho mai visto coordinare. Non ti ho mai visto coordinare a te. Però si fidi, sono un ottimo coordinatore. Basta! Sì, sono messinese. Forza Messina. Tu sei calabrisi, chi connati. Oddio, ho messo qualcosa di nuovo. Ho messo. Ho cambiato. Ho cambiato per sbaglio il disco della polizia. Ah. Con. Interessante. Con la schermata. Perché tipo è venuto spontaneo andare al disco della polizia, tipo così a caso. Comunque ragazzi, non mi si apre per me, sarà che secondo me tipo è Bono che sta mandando il malaugurio per non mi fa alzare, mi fa entrare in PM. No, Morea 17, grazie per il follow, benvenuto. E a Babatung, grazie per il follow, Babatung. Ah, ciao, Babatung Morea. Scrive in chat e manco il follow. Bravo, certo, bravo. Babatung.
certo. Chi spostano? No, c'è uno in attesa whitelist. Manuelto. Se ne sono già spostati, raga, cioè. Quando sta una persona è accanimento. Io ancora sono in prova. Messina è in Serie D ancora, chiedono. Ah, pensavo. Boh, non lo so, non seguo il calcio, ragazzi. Vorrei ricordare che quando eravamo in Serie A abbiamo dato il pesce a tutti, quindi silenzio. No, non sono 05, ragazzi, sono, ho 19 anni, sono 02. Comunque sì, Bicipolla, grazie per il follow. Comunque no, alla fine FM ha fatto sì che io entrassi in gioco, quindi mi dispiace per chi ha votato no. Però andiamo a roleplayare. E She Loves Carlos, grazie per il follow. Ora facciamo una cosa così. Blocchiamo la musica, chiudiamo tutto questo, questo e... questo qua, facciamo uno switch al gioco.